Buongiorno, sono Veronica 40 e sono in compagnia del professor Villa, direttore del Palazzo Madama. Ci troviamo oggi in occasione della Planet Week in questa Digital Media Zone, nella bellissima cornice di Palazzo Madama, dove i partecipanti della Planet Week hanno l'occasione di essere intervistati in merito alle tematiche della sostenibilità. Ci può parlare meglio di come mai avete scelto questa location e di contribuire? Palazzo Madama è uno dei luoghi simbolo della storia europea. In questo momento ci troviamo all'interno della corte medievale, ma anche in quella che era la porta decumana della città di Torino. E Palazzo Madama, con i suoi 2000 anni di storia, rappresenta in fondo quello che è stato l'apporto, ma anche la vita e il respiro, potremmo dire, europeo, perché entriamo da un grande scalone barocco, nei capolavori del barocco europeo, che in realtà è una grande architettura di luce, e quindi proprio il rapporto della natura con l'esperienza dell'uomo, l'esperienza architettonica dell'uomo. Poi ci troviamo dentro la porta romana della città, quindi la prima cosa che i romani hanno creato all'interno della corte medievale, e poi in quello che è il grande castello degli Acaia, ma anche in un luogo estremamente simbolico del nostro paese, perché qui tra il 1848 e il 61, sopra la nostra testa, c'era quel Senato del Regno d'Italia che ha fatto dello Statuto Albertino la prima carta costituzionale europea alle guerre di indipendenza, ma anche all'unità d'Italia e a Roma Capitale. E qui, soprattutto, il 18 ottobre del 1961 si è fatta la Carta Sociale Europea, cioè la Carta dei diritti dei popoli d'Europa. Allora ci pareva molto importante avere l'occasione di ospitare la Planet Week in un luogo tanto denso di storia, con i suoi 2000 anni, ma anche di una storia immateriale, che è la storia del ruolo che ha avuto l'Europa in seno, in qualche modo potremmo dire, al mondo. Okay. Per quanto invece riguarda il progetto su cui avete lavorato con i creatori della Planet Week, quindi la plaquette che avete deciso di creare con gli illustratori famosi, ci può parlare meglio di questo progetto? Il progetto Change, fatto con 20 giovani illustratrici, illustratori italiani che sono già delle star, potremmo dire, a livello mondiale, vuole raccontare tutti i grandi temi del cambiamento climatico in una prospettiva di lungo periodo. Abbiamo preso quelli che sono le tematiche principali della Planet Week, abbiamo affidato ogni tema, dalla nuova agricoltura all'adattamento, dai grandi temi legati alla crisi attuale fino all'autodeterminazione necessaria dei popoli, e quindi i punti di vista necessari oggi per guardare in modo diverso il futuro. Abbiamo affidato ognuno di questi temi a un illustratore che l'ha reso immagine. Abbiamo pensato di fare questo perché le immagini sono un linguaggio universale, sono il linguaggio che parla a qualsiasi popolazione del mondo, a ciascuno di noi in modo differente, ma anche molto diretto rispetto a quelle che sono le proprie esperienze, le proprie conoscenze. Questa mostra è diventata un libro, ma è diventata soprattutto un'operazione condivisa, perché la troviamo in Via Po, la troviamo in Piazza Castello, la troviamo in Corso Francia, da Torino partirà in un viaggio per il mondo, proprio per raccontare come lo sguardo giovane attraverso un'immagine può raccontare qualche cosa di estremamente complesso, ma in modo molto diretto e immediato. Infine, sappiamo che a giugno ci sarà una mostra relativa all'inquinamento del Po, quindi un modo attraverso cui l'arte può sensibilizzare sull'argomento della sostenibilità. Ci può raccontare meglio qualche dettaglio? Il progetto Change, ieri, oggi, domani il Po, in realtà è un progetto molto ampio, perché abbiamo pensato di raccontare gli ultimi 65 milioni di anni di vita della pianura padana, far capire come la pianura padana sia stato un luogo che è diventato ed è partito dall'essere mare, il mare diventa pianura, la pianura torna a essere mare, quindi un cambiamento che è sempre esistito, e poi sottolineare la violentissima accelerazione di quello che definiamo ancora oggi in tanti antropocene. È una mostra che partirà con grandi installazioni artistiche che ci faranno capire che cos'era il mare padano. Dal mare padano entreremo in un grande viaggio fatto tra capolavori di pittura e di fotografia che ci narreranno il corso del Po dal Monviso fino allo sbocco nel Delta,
e poi tutta una sezione che ci farà capire come si è arrivati, ahimè, all'oggi, quindi le grandi alluvioni, ma anche tutto ciò che è l'inquinamento climatico, l'inquinamento luminoso, l'inquinamento ambientale, la crisi dove ci sta portando, ma anche quelle che sono le situazioni e soluzioni di mitigazione e di adattamento. È un'operazione che faremo coinvolgendo molti enti istituzionali, ma anche un'operazione che è rivolta a e soprattutto cittadini e giovani, che coinvolgeremo attraverso incontri, conferenze, convegni e iniziative proprio di immediata azione a partire da quelle della città. Torino è la città dei fiumi, è la città del Po, della Dora, di straordinari parchi fluviali e soprattutto la città che attraverso questa mostra celebrerà e racconterà il grande MAB UNESCO Po, perché come è stato presentato poche settimane fa, i 5 MAB che componevano la geografia del fiume sono diventati un unico grande organismo e il Po oggi è l'unico grande fiume protetto dall'UNESCO nel mondo. Tutto questo vuol dire un guardare in modo diverso, guardare al di sopra delle regioni, guardare in modo unitario un organismo meraviglioso che parte dalle montagne, arriva al mare e rappresenta in questo modo quello che sta accadendo a tutti i fiumi del mondo. E quindi attraverso il racconto del Po far capire che cos'è oggi la crisi climatica e come dobbiamo intervenire. Grazie mille, direttore, per il tempo che ci ha dedicato. Grazie a lei, arrivederci. Arrivederci.